La transizione energetica nel mondo, un tema di cui si è discusso in uno degli incontri che si sono svolti nel corso del Boao Forum for Asia 2023. Nel subforum sono state presentate le attività di Eni in Cina e il presidente di Eni China, Gianni Di Giovanni, ha spiegato perché è importante una cooperazione nell'ambito delle energie e che mettere in comune le esperienze è la strada giusta per raggiungere gli obiettivi. La Cina è da sempre un mercato molto importante ed è da sempre un attore rilevante sui temi dell'energia. Io penso che cercare per quanto è possibile spunti di collaborazione sia la strada giusta per avere poi un futuro per i cittadini cinesi, i cittadini europei, ma fondamentalmente, come accennava lei, nel contesto della globalizzazione dei cittadini del mondo, che sia più sostenibile, che sia certamente più rispettosa per quanto riguarda l'ambiente e per quanto riguarda le risorse naturali che abbiamo a disposizione e che crei le condizioni dell'accesso all'energia a quante più persone possibili. Mettere in comune le esperienze, che certamente sono importanti da tutte e due le parti, è la strada che forse è più giusta per arrivare agli obiettivi che da una parte l'Unione Europea e dall'altra parte il 14° piano quinquennale che il governo cinese ha stabilito per la questione dell'energia mette davanti a noi. È una sfida importante, dobbiamo raggiungerla. La Cina soprattutto, che è diciamo un po' la fabbrica del mondo, deve come dire, riuscire ad arrivare al 2030 e poi al 2060 con le carte in regola per la decarbonizzazione. Eni è un'azienda italiana, ma anche un'azienda internazionale che è in Cina da tanti anni, dagli anni 60, e si candida ad essere un sostegno, un aiuto, un supporto alle aziende cinesi con le quali collaboriamo già attivamente per questo progetto.